Ho scelto Manà. Ho scelto Manà. Non abbiamo più sovranità popolare, non c'è più la sovranità monetaria, dipendiamo da della gente in Europa che ci impone dei sacrifici dal basso, ma stiamo scherzando. Ecco, lei ripeteva spesso una cosa che si è verificata. Lei ripeteva: state tranquilli perché sarà l'economia a cambiare le cose in politica. Questo l'abbiamo visto noi in Italia. Il governo Berlusconi non è caduto per l'opposizione, che ovviamente era molto cauta su questo, ma è caduto perché c'era un'economia che pressava. Continuerà questo, diciamo, questa rivoluzione. Vi dico una cosa, sì. Per dirvi una, due informazioni: le banche comprano e vendono obbligazioni loro, no? Quindi la differenza tra quello che hanno comprato le banche europee e venduto è un saldo negativo di 250 miliardi di euro. Non è mai successo nella storia delle banche europee. Quindi non hanno soldi, non hanno soldi da prestare. Se lei va in banca e chiede un fido, a parte che è difficile che glielo danno, ma se glielo danno le danno a due mesi. Sì. E piccola impresa e media impresa che deve pagare l'IVA anticipata, deve pagare gli stipendi, le tasse in base all'anno prima, e tutti i soldi che ha, e prende i soldi dai propri clienti dopo sei mesi, chiude. E si porta dietro i loro fornitori, è una catena. L'ha letta la notizia di oggi, l'abbiamo commentata in trasmissione. Passera sta pensando di pagare queste imprese che hanno dei crediti verso lo Stato attraverso i bot. Ma è di nuovo un'emissione di carte di debito. Oltre quello non vanno, sono dentro un sistema che è finito, è morto. Cioè noi siamo impastati dentro il debito. E l'unica chance è aumentare il debito. Hanno fatto gli Stati Uniti, che hanno stampato 2.500 miliardi di dollari, e vanno avanti per un anno, ma hanno le armi più potenti del mondo, l'esercito più potente del mondo, possono indebitarsi con chiunque, poi vanno a prendersi le risorse con i mezzi militari. Ma noi non siamo in queste situazioni, noi siamo impastati. La Francia ha un terzo del nostro debito dentro le loro banche, se paghiamo noi ci portiamo il debito loro. Hanno il nucleare che è finito, 58 reattori devono chiudere, tutte le commesse che dovevano fare per i nucleari devono chiudere. Qui il problema è triplice, è economico, ambientale e finanziario. Noi non possiamo neanche presupporre di andare avanti senza mettere delle palesi, hedge fund, ai derivati, alle JP Morgan che vanno dai sindaci dicendo vi diamo i soldi, ci portate per 10 anni. È finita l'era del debito, è finita. Siamo nel credit crunch, si chiama crunch nel senso questo suono, crunch tra due tenaglie, e ormai ci stanno spaccando veramente le palle. Quindi io vi invito a informarvi, non solo sul mio blog, ma in rete in generale, fidatevi di qualcuno che ha da reputazione. E informatevi lì, non riesco. Anche perché molto spesso le cosiddette bufale della rete vengono smascherate dalla stessa rete, no? Quindi si può, c'è questo meccanismo di autocontrollo. Però le chiedo, Beppe Grillo, proprio perché sta divenendo così importante, quanto rischia la rete però di finire piano piano magari sotto il controllo di chi vuole raccontare un'altra storia? Ma guardi, io sul controllo ci tentano ogni tanto, ogni 2 o 3 mesi c'è Olevio o qualcuno che tenta di mettere sotto controllo i server, ma io credo che ci sarà sempre un ragazzo di 18 anni in un garage che li rovina. Quindi i nuovi, chiunque può fare dei tentativi per bloccarla, ma ci sarà sempre dei tentativi straordinari di ragazzi di 20 anni che sbloccheranno la situazione. Ecco, questi ragazzi di 20 anni, Beppe Grillo, che si sono formati mangiando pane e rete, magari però non hanno un approccio culturale del vecchio stampo come lo avevamo noi, e questo potrebbe minare in qualche modo le loro certezze, pur mantenendosi assolutamente aggiornati. Assolutamente. Sì, io non credo che la rete sia la soluzione di qualsiasi cosa. Io prendo atto. Io ho 6 figli, ho 64 anni e vedo come sono le sinapsi dei miei figli, sono completamente diverse dalle mie, usano da Twitter e non so, e Facebook contemporaneamente, twittano e cliccano, parlano in 2 lingue, cioè è un mondo completamente diverso, non so se è meglio o peggio, io prendo atto che ci stiamo trasformando, e quindi la trasformazione sta avvenendo mio malgrado, suo malgrado.
in Corea tolgono i libri e vanno, gli scolari vanno solo con ebook, dove c'hai un ebook che pesa 50 grammi e c'hai 2000 libri che puoi leggere tranquillamente in un ebook, vuol dire che sta succedendo qualcosa, sta veramente succedendo. Se entrare in Seoul è gestito da 30 informatici di 30 anni, che ha 10 milioni di abitanti, se la più grande nave del mondo che trasporta container è gestita da 10 uomini di equipaggio con degli algoritmi, questo è il mondo che va avanti. E noi parliamo di fare alte velocità, di ponti sullo stretto, parliamo dell'alta velocità come i futuristi, i marinetti, cioè siamo proiettati nel passato, questa gente qua è proiettata nel passato. Ogni tanto qualche politico ci prova a usare internet, che le ricorda se le dico Mastella è nel bosco. Ci provò, poi vide i commenti, si spaventò e allora lo chiuse, ma lui pensava di essere al sicuro e si formarono dei Mastella, dei blog di Mastella finti, dove la gente andava a commentare lì, dementemastella.it è stato clamoroso, come Prodi, anche lui tentò con la rete, c'è scritto nel libro, tentò, poi visto i commenti, lo chiuse immediatamente. Anche Napolitano fece un discorso ripreso su YouTube, sì, se vi ricordate, di 2 anni fa, e chiuse immediatamente i commenti. E questo non è usare la rete. Questa è esserne vittime. Perché la rete non è soltanto una vetrina, ma significa anche accettare una sfida, no? Di un confronto, sì, globale. Guarda, io non sono un espertissimo di rete, non sono un blog man come ho. Io sono una persona che ha attivato uno strumento che non conosceva, che era il blog, 6 anni fa, dal quale è nata una conoscenza e un bagaglio di conoscenza enorme per chiunque. Perché avendo 1000 commenti, lei pensi su una cosa, per esempio abbiamo fatto un sondaggio recentemente, se la gente vuole entrare e uscire o uscire dall'euro, no? Sì. Hanno risposto in 25.000, allora 25.000 veri contatti che dicono, e ci sono 10.000 persone di questi 25.000 che dicono e spiegano le ragioni per cui hanno detto sì o per cui hanno detto no. Quindi non è un sondaggio buttato in televisione dai soliti noti, no? Sì. Quindi hai già delle risposte e vedi delle risposte molto sensate, sia da una parte che dall'altra. Noi abbiamo bisogno di riacquistare il significato di democrazia, che è questo, che la gente deve potersi esprimere, avere un modo per potersi esprimere, non hai bisogno di passare attraverso questi morti che sono i partiti che rappresentano loro stessi e basta. Hai bisogno di autorappresentarti. Quindi la gente deve fare uno sforzo, rischiare qualcosa, non stare a guardare e sperare che arrivi qualcuno che gli cambi la vita, ma deve fare dei piccoli cambiamenti nella propria vita, prendere delle scelte anche pericolose, perché il fatto che abbiamo casa, teniamo casa, il mutuo, il lavoro e si rischia, allora non paga più, bisogna cercare anche di rischiare qualcosa di personale, allora cambiamo il mondo. Guardi che il mondo si cala, lo cambiano piccoli gruppi di persone, non la massa totale. Partono sempre i grandi movimenti da piccoli centri, da piccoli gruppi, e ormai abbiamo 20 milioni, 25 milioni di persone in associazioni, in comitati, in movimenti. Non puoi andare al governo e non dire un cazzo agli italiani e non metterti e andare dalla Merkel a prendere degli ordinativi da portare qua. C'è una notizia su questo, c'è una notizia, ascolti bene. Monti illustrerà a porta da Bruno Vespa le misure del governo. Doveva farlo prima, doveva lui prima rivolgersi agli italiani dicendo io voglio fare queste misure e voglio farle accettare alla Merkel e a Sarkozy. E allora se non accetteranno saranno affari loro, noi partiamo con questa cosa qua che voglio mettervi così, aprire un account in rete, mettersi lì, farsi fare anche delle critiche, fare un colloquio con la gente, la partenza, certo, doveva essere quella. Se la fai dopo, che vieni a illustrare a porta, a chi striscia non inciampa, gli vai lì da chi striscia non inciampa e gli illustri le cose che hai già deciso tu insieme alle tue banche, non ha nessun senso.
E va bene, Beppe Grillo, io la ringrazio davvero perché è stata... Grazie, scusate il fervore. No, ma anzi, noi pensavamo anche qualcosa di più animato. Non ho neanche detto una parolaccia. No, qualcuna l'ha detta, ma è nel discorso interessante sì. è passata comunque, così. Vorrei chiudere con i mortacci. Con i mortacci alla romana, io pensavo a un vaffa che noi avremmo accettato volentieri, quasi come se fosse. Ma non belli mortacci. Grazie Beppe Grillo, grazie ci farà piacere lei, ospitarla di nuovo. Grazie Beppe Grillo. Grazie. Ho scelto Manà.